In attesa di conoscere i primi passi del Pistoia Basket, che deve stringere i tempi sulla scelta del tecnico che sostituirà Esposito, su quella del presidente che prenderà il posto di Maltinti, sulla questione del palazzetto e sul budget a disposizione per costruire la nuova squadra, un gruppo di tifosi biancorossi, non necessariamente del cuore punzante della curva, ha sottoscritto un documento manifestando una certa preoccupazione sul momento di stallo, con l'auspicio che si riparta al più presto e con nuovo entusiasmo. I firmatari in origine erano 100, ma molti altri si stanno aggiungendo tuttora. Ecco il testo della lettera. Intendiamo esprimere la nostra preoccupazione per la situazione di stallo che si è venuta a creare nelle ultime settimane all'interno della società Pistoia Basket. Dopo più di 2 settimane dalla fine del campionato, dopo che Roberto Maltinti ha rassegnato le proprie dimissioni, stiamo ancora aspettando quell'avvicendamento nella composizione del Consiglio che dovrà dare nuovo entusiasmo a tutta la piazza. Non può che destare preoccupazione infatti la circostanza per cui la nostra squadra si trovi senza guida tecnica e senza alcuna certezza circa il rinnovo degli accordi con gli sponsor. In un contesto del genere, pur rappresentando buona parte della tifoseria che segue da molti anni i colori biancorossi, a prescindere dalla categoria, resta difficile ipotizzare la fila al botteghino per sottoscrivere a scatola chiusa l'abbonamento per la prossima stagione. Pertanto i sottoscrittori della presente auspicano che la vecchia dirigenza, a cui rivolgono un grande applauso ed infinita riconoscenza, voglia favorire l'avvicendamento alla guida del Pistoia Basket per dare inizio ad un nuovo corso pieno di rinnovato entusiasmo. Siamo consapevoli, si legge ancora nella nota, delle difficoltà oggettive e gestionali, tuttavia siamo sicuri che un ricambio generazionale non potrà che essere salutato con favore dai vari soggetti coinvolti, a partire dai tifosi fino ai componenti del consorzio e tutti gli sponsor maggiori. C'è ancora tanta voglia di pallacanestro a Pistoia, è però necessario accendere una nuova scintilla di entusiasmo.